Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sangue, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premi, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Bene. Allora, continuiamo stasera con il capitolo secondo di Marco. Siamo, la citazione precisa è Marco 2:18-22. E qui non ci sono i versetti perché questo era un altro, aveva un altro scopo questo libretto, però se voi cercate, e sta i discepoli a metà della pagina 7, a metà del paragrafo, i discepoli di Giovanni. Allora, avevamo lasciato Gesù la volta scorsa che aveva chiamato Matteo e poi aveva pranzato, abbiamo detto, condiviso praticamente la vita con quelle persone, peccatori e pubblicani, e come dire, questo dà l'aggancio a Marco in quest'altro pezzo, ha parlato di un banchetto, adesso parlerà del digiuno. Diciamo, per contrasto, seguirà questa linea. Stiamo nell'ambito, nel capitolo secondo, delle polemiche che cominciano tra Gesù e i farisei, perché l'abbiamo visto già quando ha guarito la persona paralitica. Gesù riscuote molto, successo, le persone umili si meravigliano, mentre invece farisei, l'istituzione religiosa in genere, non vede di buon grado questa l'atteggiamento di Gesù. E quindi Gesù andrà in polemica proprio, soprattutto con queste persone. Abbiamo visto la remissione dei peccati, poi abbiamo visto che Gesù mangia, la meraviglia della gente, quindi c'è un'attestazione che questo Gesù è veramente uno importante, no? Perché guarisce, perché e il fatto però che mangi con i peccatori, e questo lo fa, blasfemo, lo fa fuorilegge, lo fa, no? Dice che razza di Dio, che razza di Messia è, se non si rende conto di quelli che stanno alla sua mensa. Non solo, pare che se li sceglie, anzi uno se l'è proprio scelto, perché Matteo se l'è proprio portato con sé. E quindi la persona di Gesù diventa oggetto di contrasto, no? E Gesù entrerà prima con questo, oggi farà tutta una polemica che vedremo, la discussione sul digiuno, e la volta prossima vedremo la discussione sul sabato, ma siamo sempre in questo panorama, no? Oggi quello che verrà in evidenza sarà proprio il tema delle nozze, no? Questo banchetto che ha fatto con i peccatori, in realtà è il banchetto di nozze, il banchetto che Dio vuole fare per il suo figlio
no? Raccontato nelle parabole, e lo vedremo. E difatti partirà dal digiuno e si riferirà invece allo sposo, quando gli invitati hanno lo sposo, non possono digiunare, e poi parlerà del vestito: nessuno cuce una toppa grezza su un vestito vecchio, no? Il vestito, il matrimonio, il vestito del matrimonio, e poi il vino: nessuno versa vino nuovo. Quindi l'argomento del digiuno riguarda questo, più in generale l'argomento del matrimonio tra l'uomo e Dio, in cui vediamo la veste e il vino come sono simbolizzati. Allora, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Come possiamo subito vedere, come dire, Gesù non è uno che le manda a dire le cose, eh? È molto chiaro, è molto diretto. Allora, i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano. Perché? Questa è la questione. In realtà i farisei non avevano discepoli, diciamo, perché non insegnavano. I farisei erano quelli che vivevano la legge, però avevano i loro novizi, no? Che li seguivano, e quindi in senso lato, diciamo, avevano dei discepoli. Mentre Giovanni Battista sì, aveva i suoi discepoli, tant'è vero che quando al battesimo, di questi sicuramente Pietro, Andrea seguivano Giovanni Battista, e quindi quando vede lui l'agnello di Dio lo indica, e infatti Andrea e Pietro poi seguiranno, almeno i primi quattro, anche Giacomo e Giovanni, secondo la versione di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, seguono poi Gesù. Allora, i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano. Allora, qui il contrasto fondamentale è quello che ci diciamo, che spesso, come dire, in questa chiesa voi ascoltate da me. Cioè, c'è la vita di Gesù, è un modo di intendere religioso, no? Dio. Allora, i discepoli di Giovanni chi è? È il profeta che fa? Profetizza che deve venire il Messia, anzi, con la scure, tutte queste robe qua, no? Vi ricordate? Quindi è un uomo che aspetta, e quindi digiuna perché aspetta un tempo migliore. Fa un digiuno perché sta aspettando qualcosa. I farisei invece chi sono? I farisei sono quelli legati alla legge. Quindi per loro digiunano perché non ci stanno i belli tempi una volta, perché un tempo la legge. In fondo, se vediamo, ci sono gente orientata al futuro e gente orientata al passato. Gesù vive il presente, molto semplicemente. Gesù è l'uomo del presente, è il Dio del presente. Pensate a tanta impostazione nostra religiosa, no? Soffri qua perché domani poi, no?
ma tu il domani non lo sai, e se non c'è niente, chi te l'ha detto a te? E se fosse un'illusione? Se fosse un'illusione? Se tutto quello che credi fosse una tua idea? Ve l'ho fatto questo io qualche volta, ma la faccio la domanda. E allora il problema è che il futuro non lo conosciamo, non c'è. E soprattutto il futuro è l'oggi che tu vivi che diventerà futuro. Il futuro tuo è l'oggi che vivi. Come vivi oggi, così sarà il tuo futuro, ti pare? Invece i religiosi, i preti, amano invece vivere sempre nel passato, sempre dietro. Sempre, infatti, la religione in fondo, lasciatemi passare, poi magari qualche cosa la possiamo, no? La religione in fondo è la ripetizione, è un'eterna ripetizione, è un memoriale, o meglio, per i religiosi è una memoria, sa da toccare niente, anda sta così, tutto da sta, perché sennò la cosa magica non succede. No, tu hai un solo tempo, che è questo. E Gesù Cristo è il Dio del presente. Se non sei felice adesso, non ti illudere, non sarai felice domani. La felicità domani sta nella vita che fai oggi. Capite perché? Che senso ha digiunare? Se ci sto io, se io sto con te, perché dovresti digiunare? Se sei nella pienezza della tua vita, se vivi il tuo presente, perché privarti di qualcosa? Perché togliere qualcosa? Togli qualcosa se non ti fa vivere bene il tuo presente, come fisicamente facciamo. Se un vino mi fa male, non lo bevo, perché se bevi vino sto male, quindi lo levo, ma non perché mi sacrifico, perché poi domani mangerò bene. Non lo bevo oggi perché domani berrò il bicchiere di vino nuovo. Non è questo, e soprattutto non è questa l'impostazione che Gesù dà ai suoi e che Gesù dà alla nostra vita. E ti dice, tu, oggi, ora, seguimi. Al ladrone sulla croce gli dice, oggi sarai con me in paradiso. Perché rimane? Perché roppo che ti sei convertito? No, oggi, adesso, per questa tua professione di fede, in questo momento, questa è la tua ora. Questo è il tuo momento. Perché aspetti altro? Cosa c'è più di attendere? Cosa c'è più da attendere? Allora, tra la proiezione dei giovani verso il futuro, no? Che poi è sempre deludente, no? cioè, da Leopardi in poi abbiamo imparato, no? O natura, il futuro sempre ti delude, perché tu carichi, no? In fondo è la tua fuga in avanti per dire vabbè, però poi dopo, purtroppo non arriva mai, no? E quindi rimani deluso, rimani illuso, così come chi vive nel passato, come dire, vive di delusioni. No, quello si illude che domani troverà e quell'altro è deluso dalla vita. Gli uomini anziani, che non sono quelli che tengono 80 anni o 90, no, gli uomini che vivono nel proprio passato sono persone totalmente disilluse dalla vita. Totalmente, come dire, ecco, che una nostalgia di ciò che era. Quindi queste persone digiunano perché non comprendono il presente, difatti non comprendono chi gli sta davanti. E vivono un rapporto con Dio che è fatto solo di espiazione, di, no? In fondo il digiuno, in tutte le culture, il digiuno è una privazione di cibo, no? Tu non mangi. L'uomo se non mangia che fa? Muore. Il mangiare è segno di vita. E il digiunare è segno di morte. Difatti il digiuno si accompagna sempre con il pensiero della morte, con la penitenza, con
il mortificarsi, la mortificazione, appunto l'anticipo di questa morte. Avrebbe un suo senso se questo ti portasse a dire noi non siamo eterni, e vivere il nostro non essere eterni, cioè il nostro essere derivati, il nostro essere alla fin fine figli, ci fa più che bene, voglio dire, così non ci sentiamo dei padri eterni. Ma quando si usa il digiuno per piegare la divinità, Dio, alle tue cose, allora tu fai un digiuno perché così poi Dio ti ascolta, tu fai il sacrificio così poi Dio ti ascolta, vuoi piegare Dio alla tua necessità, non c'entra più, non è fuori l'ottica del dono, è fuori ogni logica, è solo una logica tua religiosa di autopurificazione. Nella cultura greca il digiuno si faceva soprattutto quando uno moriva. Sai perché? Perché avevano paura che lo spirito di quello che era morto ancora non aveva preso la sua strada, e quindi mangiando si aveva paura che poteva venire dentro di te, e quindi si stava digiuni, si mangiava. No. Nella Bibbia si parla poco poi di digiuno, e nel Nuovo Testamento è poco. Qui Gesù, per rettificare che lui non vuole nessun digiuno. Non mi picchiate. C'è un passo di Matteo, facciamo solo un passaggio su questa cosa perché dobbiamo andare avanti, però c'è un passo di Matteo dove Gesù scende dal monte, i suoi discepoli, vi ricordate, non riescono a scacciare un demonio, e poi lui invece lo taglia, lo scaccia e dice questo genere, dice, perché non ci siamo riusciti noi? Questo genere di demoni non si scaccia che... continuate voi, con la preghiera almeno, e con il digiuno, bravi, ecco, questo è con il digiuno, non c'è, anzi su testi più hanno anticipato con il digiuno e la preghiera, in realtà è una, come dire, è un'inserzione che non si trova nei testi originali, ed è un'inserzione dovuta alla pratica che soprattutto i monaci facevano del digiuno. Il digiuno poi a un certo punto è diventato nella Chiesa una regola importantissima, no, ancora oggi noi portiamo avanti questo. Però se non si comprende, e stasera lo vedremo, diventa appunto un artificio, un mortificarsi, un costringere una cosa magica, un costringere Dio alla tua realtà. Il digiuno di per sé fa bene, perché il digiuno, come dire, è come in uno spartito la pausa nelle note. Ti fa apprezzare le note, ti fa vivere bene le note. Digiunare in questo senso, dare, no? È alimentarsi bene, quindi vuol dire che stop, questa cosa non si deve fare, questa cosa non la mangio, mi fa vivere meglio la mia fisicità. Ma al di là di questo non c'è altro, a meno che, adesso lo vediamo, è chiara questa cosa? Ok, allora facciamo un passettino avanti. In fondo appunto col digiuno in fondo vogliamo scacciare le nostre paure, perché le nostre paure sono legate o al futuro o al passato. O scontiamo quello che abbiamo fatto e male e ci facciamo sotto, oppure teniamo paura di quello che succede rimane. Ma vivere con paura del domani, con paura significa non vivere il proprio presente. E quindi ti sei preclusa la felicità. Sei precluso l'unico tempo che poi tu hai, perché il futuro non ce l'hai, il passato ormai non c'è più, quindi l'unico tempo è questo. E dico sempre alle persone, tu sei venuto qua, no? Se stai qua e ti giri i pollici, guarda, cioè, peggio per te, oppure se stai qua e stai pensando a pendola che hai lasciata a casa, stai perdendo questo di tempo. Allora è meglio che te ne vai, se devi fare questa cosa, perché se no vivi col corpo da una parte, la mente da un'altra, non sei mai in te stesso. Come fai se non hai un minimo di integrità, di armonia in te, come farai a essere felice?
Se tu pure quando saluti le persone stai pensando già a quello che verrà dopo. È il problema nostro, è il problema proprio di te. Nel nostro tempo si è ancora di più incrementato, perché noi amiamo mille cose, quindi mai stiamo nel tempo nostro, mai stiamo nel tempo giusto. E allora che sono i digiuni che facciamo? Perché digiuniamo dalla felicità, digiuniamo dal nostro presente, non mangiamo mai il piatto che ci viene a tavola, non mangiamo mai la volontà di Dio che ci è posta adesso, in questo momento, perché cerchiamo sempre un'altra cosa. Stiamo veramente facendo digiuno e non lo sappiamo. E questo non sarebbe da fare, no? Allora, continua Gesù. Allora Gesù, sentite, dice. La traduzione è troppo letterale che ho fatto qua. E disse a loro il Gesù. Non possono, ecco questo era mi interessava, non possono i figli, ve lo traduco letteralmente, i figli della camera da letto stare digiuni quando lo sposo è con loro. Non dice gli invitati a nozze, no. Dice proprio i figli, nymphonos, del nymphonos, nymphe è la... E lo sposalizio, non fosse e lo sposo. Ecco, i figli di quelli che stanno nella camera da letto, dove è generata la vita, ecco, i figli che vengono da quella relazione, quando c'è il loro sposo, non possono stare digiuni, non possono digiunare. Perché devi gioire con lo sposo, devi gioire con chi adesso è nel massimo della sua felicità, perché si sta unendo alla sua sposa. E tu che fai? Fai un'azione di morte, digiunando? Non puoi, non ti è lecito. Questa immagine dello sposo è bellissima ed è l'immagine del nostro Dio. In tutta la Bibbia è l'immagine del nostro Dio. Noi siamo chiamati a un rapporto con Dio di matrimonio, di sposo e sposa. Lui è il nostro sposo e noi siamo la sua sposa, di un matrimonio che dovrebbe essere felice. Vedete, l'immagine dello sposo supera anche quello del padre, della madre, perché il padre e la madre suppone sempre una disparità. Lui solo può essere padre, lui solo può essere madre, ma lui vuole essere il nostro sposo. Il fine nostro è quello di sposarci, e non sono cose, cioè alcuni santi su questo hanno, no, ma non è solo una cosa dei santi o una cosa mistica, è quello che Gesù è venuto a fare. Gesù è venuto a sposare l'umanità, e non l'umanità in astratto, se non la sposava dal cielo, l'umanità in astratto è sceso sulla terra perché vuole sposare a te, a me, vuole unirsi in un matrimonio, un vincolo sacro, indissolubile, vero, con te. E questo è il fine per cui ti ha creato. E tu questo avrai, tu a questo sei destinato, a un'unione con lui che trasformerà te, perché nell'amore io amo una persona e mi trasformo nella persona che amo. Divento la persona che amo. Dio ci ha amati ed è diventato uomo. L'uomo ama Dio e diventa come Lui, diventa Dio come Lui. E questo è il progetto di Dio su di noi, su ciascuno di noi. Parte dalla fiducia che dobbiamo avere in Lui, che ci ha creato, che è il nostro Padre, che non ci abbandona, ma poi vuole portarci, nel Vangelo di Giovanni questo è evidente, piano piano fa fare il passaggio ai suoi discepoli e alla fine, nell'ultima cena, dirà: non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Siamo partiti che io ero il vostro maestro,
adesso io sono uguale a voi, voglio che voi siate uguali a me. Tutto quello che io ho, che è il mio Padre, lo do a voi. E vi regalo la possibilità di fare questa cosa, questo è lo Spirito Santo che adesso celebreremo, no? Vi regalo anche la possibilità di farla questa cosa, dandovi la mia stessa vita che entrerà in voi e vi farà come sono io. Lo Spirito ci fa come Gesù. Quando parla del tralcio della vita, la stessa linfa che passa, la stessa vita che passa tra noi e Dio. Questa è la vocazione dell'uomo. Non pensate che l'uomo digiuni da queste cose. Purtroppo ne va troppo di digiuni. Tutto questo mi sa che... No, piove. Sta sparando un microfono. Ah, fuori. No, no. Ah, stanno sparando. Ma pensavo che era il fruscio del microfono. Sa come ha abituato questo coso? Infatti, meno male. Pensavo che stavano... Questo è il fine dell'uomo, per questo l'uomo è stato creato, perché fosse come lui, perché fosse unito a lui, ma di un'unione così. Per questo dice, quando c'è lo sposo, perché devi digiunare? Perché devi digiunare? Verranno i giorni, verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo, e poi anche qui, non so se nella traduzione qua, e in quel giorno, è singolare nell'originale, non in quei giorni, in quel giorno digiuneranno, cioè un giorno in cui si digiuna. Quando i discepoli perderanno lo sposo, il venerdì santo. Ma è l'unico giorno in cui si digiuna. Se volete il digiuno è quando lo perdiamo. Allora sì, digiuniamo spesso perché non riusciamo ad avere sempre con noi questa presenza. Allora sì, non che dobbiamo digiunare, di fatto già lo facciamo, il digiuno. Ma se siamo nello sposo non dobbiamo digiunare. La vita cristiana è una vita sempre di gioia. Se non c'è la gioia, questo Papa Francesco lo sta dicendo diverse volte, la gioia è la prima caratteristica, lo sentiremo, il primo dono dello Spirito Santo è la gioia. Se non c'è la gioia, se non c'è la festa, non c'è Gesù Cristo. I cristiani cominciano la settimana con la domenica, non col sabato. Gli ebrei finiscono col sabato, quindi tutta la loro attenzione è arrivare al giorno di festa. Noi partimmo dal giorno di festa. E pensate che in latino il lunedì, che poi è diventato dies lune, no? Lunedì, di giorno della luna, ma come si chiamava in latino? Seconda feria, cioè seconda festa. E il martedì, terza feria, cioè il lunedì è la seconda domenica, il martedì è la terza domenica, il mercoledì è la quarta domenica, è sempre domenica, siamo entrati in un tempo di festa, di unità con questo Dio, non c'è più spazio per il resto. Quanti mea culpa dobbiamo fare, ma soprattutto noi, no, avere, per questo dico il digiuno che mette questa cappa di, no, perché il digiuno dirà Matteo, lo devi fare, ma lo fai in da stanza tua, che non deve venire nessuno. Anzi, quando digiuno ti devi profumare il capo, perché stai facendo dono. Se lo vivi così, allora lo puoi fare bene. Ma non pensare che siccome digiuni, Dio ti ascolta di più. Assolutamente. No, assolutamente. No. Allora dice Gesù, verranno i giorni in cui sarà tolto loro lo sposo, li vedremo nella passione. Allora in quel giorno digiuneranno. Quindi vuol dire che nel giorno in cui loro penseranno di aver perso Gesù, è chiaro, non hanno più lo sposo con loro, è chiaro che inizia la loro morte, perché senza Dio è morte. Se non c'è Gesù Cristo nella loro vita, sarà morte.
Così come noi, quando lo smarriamo, è chiaro che siamo nel digiuno, che siamo nella notte. Ma se Dio è con noi, godiamo di tutta la vita che Lui ci ha dato. E il mangiare è uno di quelli, è una di quelle realtà, perché tu mangiando alimenti la vita. Chiaramente con la moderazione, eccetera, eccetera, ma questo, no, ho detto, un digiuno salutare è una pausa, no? Lei stai sempre a tavola a mangiare. E poi, fa questi due esempi che sono molto legati alla, che come abbiamo detto, all'ambiente delle nozze. Il vestito, perché per andare a una festa di nozze dovevi mettere il vestito buono, anzi il vestito era pure a carico di chi ti invitava, perché dovevano, come adesso, insomma, le damigelle si vestono tutte lo stesso colore, tutto lo stesso. Ecco, allora più o meno era così, tu per andare a una cerimonia dovevi indossare dei vestiti e spesso erano a carico dello sposo, di chi ti invitava. Per questo capite che, se vi ricordate in Luca, quando dice il banchetto era pronto, gli invitati non erano degni, e andate per le strade, acchiappate tutti quanti, portatelo qua, e dice che poi il padrone scese nella sala e vide uno che non aveva il vestito della festa e lo cacciò fuori. Perché era il segno, soprattutto ti davano, se non ce l'avevi, il padrone dava delle tuniche per chi stava là, quindi era una sua negligenza essere andato. Ecco, nessuno, dice, cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché sennò il rattoppo nuovo strappa il vestito vecchio. Cioè, per vivere in questa gioia devi cominciare a mettere anche il vestito nuovo, quindi devi cominciare a cambiare il tuo atteggiamento di vita. Il vestito significa come ti metti, non puoi pensare, sai che è troppo lontano, non puoi pensare, no, di vivere queste cose e poi continuare con le strutture vecchie. E sono i guai che facciamo noi, perché noi ci attirano queste cose, ci attira questo Gesù che ci vive, ci attira questa visione di Gesù che ci vuole bene, di Gesù che è il nostro sposo, però poi ritorniamo alle strutture vecchie, però poi volessimo un po' che la sicurezza, per cui si dice, però se non mi aggiritto proprio i 10 Ave Maria, però se non ho fatto proprio tutta la mia litania, quello è il vestito vecchio, il modo vecchio di vivere a cui vuoi azzeccare la toppa nuova. Per cui parli di gioia, di felicità, ma tu nella tua vita continui a portare avanti un messaggio ultra religioso, di quella religione che dicevamo prima. Cioè, il vestito continua a essere quello di prima, il vestito vecchio di prima, a cui hai azzeccato questa toppa. Ora dice Gesù, la toppa te lo strapperà il vestito. Meno male, meno male, meno male che te lo strapperà, perché ti strappa il vecchio, non si strappa il nuovo. Il nuovo e il vecchio, quando andranno a contrasto, tu già non lo resisti, lo solamente abbandonare. Devi dire, un uovo non è buono e mi piglio ovietti, mi tengo il vestito vecchio, il modo che ho sempre, con cui sono cresciuto, il modo che ho sempre usato, perché non mi trovavo bene, però sapete com'è, è meglio la via vecchia, la nuova, perché uno sa. Meglio la via vecchia per la nuova, perché sai quello che lasci, non sai quello che trovi. La paura del futuro e non il presente. Se nel presente hai trovato l'indicazione che dice Milano di là, se vuoi andare a Milano di là devi andare, e la strada quella devi lasciare. Se hai trovato questa indicazione sulla tua via di Dio che ti ha detto questo, tu di là ti devi imbrocare. Non puoi pensare di portarti appresso, no, vai a fare i rattoppi, una vita rattoppata, che è piena nelle nostre chiese,
Per cui tu vedi il cristiano che da una parte questa gioia di Gesù Cristo lo coinvolge e lo prende, per cui non si è confessato e si va a fare comunione. Bene, io l'invito la gente a fare così. Però poi dopo io gli dico, mo ti sei venuto a fare comunione, mo però mettiti il vestito nuovo, comportati secondo quello che hai mangiato. Se no tu sei un uomo vecchio che mette una realtà nuova. Allora è chiaro che si scandalizza chi vive solo in una spiritualità vecchia, che dice, ma i tempi miei, mo che cagnate, mo cose. Quello che dicono i nostri nonni quando vedono a noi che troppo facilmente andiamo a fare delle cose. Allora, è chiaro che nessuno ti condanna. Nessuno ti condanna, però nel momento in cui tu accedi a questa novità di vita, poi tu vuoi mettere il vestito, tutto il vestito. Devi cominciare a trasformare tutto. Non puoi prenderti a macchia di leopardo quello che ti serve, quello che ti piace, via a toppa, metti, perché la lacerazione si creerà in te e soprattutto si creerà nella tua parte più vecchia. A un certo punto ti troverai che il nuovo non ce l'hai e il vecchio non ti serve più, non ti soddisfa più, non ti riempie più, ma questo nuovo tu non l'hai indossato totalmente. È un'operazione stupida, è un'operazione da storti cercare di mettere il nuovo, la toppa nuova, al vestito vecchio, a un costume vecchio, a un modo di fare vecchio, a una vita vecchia, mettergli solo una toppa nuova. No, qui o vi rivestite totalmente di Gesù Cristo o vi immergete in questa misericordia sua totalmente, oppure non ne uscite. Quindi ci avete a credere fino in fondo. Fino in fondo tu devi credere che questo è il tempo, questo è il mio tempo. Questo è il momento in cui Dio mi dice che mi vuole bene. E non ho altro tempo per sperimentare questa cosa. Questo è il tempo in cui adesso mi ha riunito, in questa sera, adesso mi sta volendo bene. Adesso io sto incontrando il mio sposo, non lo incontrerò domani. Adesso, questo è. E ci devo chiedere, ma io sono peccatore? Passato. Non mi interessa. Tu puoi aver fatto qualsiasi cosa hai fatto, l'hai fatta ieri, l'hai fatto un minuto fa. Adesso. Adesso, in che disposizione sei? È questo che devi credere, perché tra 2 minuti sarà un l'adesso di tra 2 minuti. Non precorre, ma poi io non ce la farò. E non fa niente. Perché, come dire, proietti già fuori? Tanta gente per la paura che non ce la farà, però non si muove. No? In tutti i campi, poi la paura di sbagliare non li fa muovere. Che mi importa? Sbaglierò, mi rialzerò. Nel momento sento che questo è e questo devo fare. Nessuno mette quindi una toppa nuova sul vestito vecchio. Su una spiritualità antica non ci puoi mettere una toppa nuova. La spiritualità antica è una spiritualità vecchia, perché antico invece le spiritualità antiche sono forse le più nuove che ci siano, ma su un modo di fare vecchio, quello che sa di naftalina, che sa di rosari, non ci puoi azzeccare poi la preghiera del cuore, voglio dire, perché poi l'uno strappa l'altro, non ti trovo. E il secondo esempio, sempre legato al matrimonio, il vestito del matrimonio, secondo esempio è il vino, perché il vino è elemento essenziale, ce lo siamo detti domenica, è così essenziale da essere una bevanda inutile di fatto. No, perché senza vino si può campare, anche se qualcuno mi ha criticato fortemente che senza vino non si campa. Però è vero, che qualità di vita fai senza vino? Come ho citato, non mi ricordo a chi, perché voglio parlo. No, c'è una canzone di De André del Venditore, no? L'antologia di Spoon River, non so se conoscete questa, non a Dio, non al denaro, E ci sta il bevitore di vino che dice a quello che vende, dice, senti, ma tu che lo vendi poi, che ti ci compri di migliore? Cioè, che cosa di meglio hai di questo? Che cosa di meglio hai di questo? Per me è la vita, per me è tutto. Cioè, il vino è la, come dire, è il superfluo di Dio, è la gioia di Dio riversato. Il vino è l'inebriamento dello Spirito Santo nelle persone, no? Tant'è vero che quando il giorno di Pentecoste vedranno Pietro parlare, eccetera, dice, ma chi sta in imbriaca a primo mattino parlano
è strano, no? Cioè, è l'azione dello Spirito che è esuberante, cioè esce fuori, travasa, tracima, è la sovrabbondanza dell'amore, non ha un motivo, non c'è un motivo. No? Allora, il vino fa parte, è parte essenziale, giustamente, delle nozze, di questa festa, di questa gioia, di questo incontro festoso. Non puoi fare senza vino, non puoi fare senza questa caratteristica di gratuità, se no non c'è amore, non c'è matrimonio senza gratuità, in questo senso è il vino, non c'è matrimonio senza vino, non hanno più vino, disse Maria a Cana, insistendo, cioè hanno perso la gioia, sta gente vive il rapporto con Dio solo con la legge, tenevano 6 giare di acqua per la purificazione, vestito vecchio, 6 giare per la purificazione e nugocci e vino non tengono, cioè questi hanno un rapporto con Dio fatto tutto di purificazione, peccatori, sbatto niente che capo, mi faccio un muro, sto meglio ebrei quando dai, non c'è una goccia di vino. Non c'è una goccia di gratuità, non c'è quello che fa la relazione con Dio. Nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo spacca gli odri e si perdono vino e odri. Se prima il vestito è, come dire, il nostro abito, l'otre in questo caso è proprio la struttura che contiene il vino, no? È il contenitore del vino. Gesù sta dicendo una cosa che noi cristiani ci dobbiamo caricare, dobbiamo creare anche strutture di bene, non bisogna solo farlo il bene. Poi bisogna creare delle strutture che possano contenere il bene. Se no il bene che facciamo va perso. E perdi, ci perdi tutto. E le strutture di bene devono nascere ex novo. Non puoi, ribattezziamo, facciamo quelle cose, come dire, che noi siamo molto abili, no? Non si butta niente, azzeccamo una prete, no, l'abbiamo fatta, abbiamo acconciato, no. L'azione dello Spirito Santo è un'azione prima di tutto che distrugge per riedificare e riedifica nuovamente. Sta nascendo una cosa nuova, non te ne accorgi, proprio sotto i tuoi occhi, Isaia. Proprio sotto i tuoi occhi adesso si sta aprendo una strada nuova. Non c'era prima, non c'era mai stata. Ecco, l'otre nuovo, cioè questa vita nuova deve creare delle strutture nuove, strutture prima di tutto dentro di noi, di una persona nuova, di una personalità nuova, no? Capito? Ci sono due cose per cui la struttura nuova di una persona qual è? È che è una struttura che adesso ti alzi la mattina e dici grazie a Dio, no? Cominci il tuo giorno, come dire, mettendoti subito in contatto con questa realtà. Ed è una realtà che cerchi di portarti via, quindi che crei dentro di te quella struttura. Noi lo facciamo con il Vangelo, con la parola, è una struttura di bene, cioè mi abituo che ogni giorno mi leggo un pezzo della parola di Dio, che faccio questa cosa, sono le strutture che ci aiutano a contenere questa vita nuova. Non è questione solo di comportarsi bene, quello è il vestito, il comportamento. Ma è proprio creare la struttura per cui io poi dopo in qualsiasi situazione comincio a lavorare su di me per poter continuamente dare questa vita nuova. E poi dalla struttura personale bisogna passare, cari cristiani, alle strutture anche fuori di noi, a una politica più seria, non entriamo in questa cosa, ma insomma a gente che si impegna, che si impegni per gli altri e crei delle strutture virtuose in cui tu ti avvicini e finalmente, questo dovrebbero essere, diciamo, le nostre parrocchie, ma spesso fanno molto desiderare le nostre parrocchie, le nostre chiese, la nostra comunità,
che dovrebbe essere la struttura dove tu incontri la vita nuova. Chiudiamo la parentesi. Cioè, strutture nuove, ma questo è necessario, dice Gesù, altrimenti questa vita nuova va persa. E perdi l'uno e l'altro. Non hai più che errori, che no. E poi vigilare chiaramente sulle strutture, questo è difficile. Però uomini nuovi con un vestito nuovo, quindi che cercano di operare sempre nel bene e che piano piano lavorano alla loro struttura, anche della personalità, quando si lavora sui propri difetti, quando si cerca di essere più sorridenti, di essere più positivi, di no, se il presente, tu, tanta gente viene e ti racconta sempre, ma chi l'ha mai fatto? Vogliamo fare un passo, vogliamo andare avanti, senza essere superficiale, certo che le cose sono, però adesso, e se fosse questa l'occasione, allora uomini nuovi, con strutture nuove, creeranno parrocchie nuove, creeranno comunità nuove, creeranno la prima cellula che è la relazione. Trovi un altro che con te crea il contenitore nuovo, l'otre nuovo. Cominci a vivere una relazione, volete dire, soprannaturale. Questa relazione qui, la relazione della grazia, la relazione della gioia, la relazione di questo Dio che è il tuo sposo. Pensa come viene rinnovato poi un matrimonio, una relazione di amicizia, una qualsiasi relazione. Quando entra questa vita nuova, la struttura, sì, ma noi dobbiamo dargli la possibilità. Se io continuo, ho ricevuto queste cose, ho sentito queste cose, e continuo a trattare il mio amico, vabbè, che sei un saggio, lo fa sempre così. Cioè, mi dici tu questa vita nuova quanto la conterrai? Si disperderà sempre. Sarà sempre una faticaccia. Allora cominci e dici, beh, comincio da mia moglie, comincio da mio marito, comincio da mio figlio, comincio da mia figlia, comincio dalla persona più vicina. Non cominciate da quella più antipatica perché è più difficile. Cominciate da una con cui già avete una relazione, no? E cominciate a dire, ok, che rapporto nuovo devo creare con questa persona? Sincerità, onestà. Quello che sto cercando di vivere io, no? Poi chiaramente nessuno esente da sbagli, pure i discepoli sbaglieranno, eccetera. Questo non c'entra questo. Quello è il famoso digiuno che poi ci viene perché non riusciamo a vivere a questo livello. Quindi vino nuovo in odri nuovi. Questo Vangelo nuovo è un pezzo di stoffa che non lo puoi adattare su un modo di vita vecchio. Se vuoi vivere veramente come sposo, come la sposa di Dio, e questa sei, non diventerai, questa sei adesso, in questo momento, se vuoi vivere, devi cominciare a lavorare in questa direzione e il resto verrà. Ho finito più puntuale oggi. Ce l'ho il microfono, se volete. No, non vi stacco sto coso. Sempre io. Buonasera a tutti. Tu hai detto, seguendo una logica di quello che hai detto, no? Hai detto Gesù vive l'adesso, l'oggi. Se Gesù vive l'adesso, l'oggi, e il futuro è l'oggi che si ripete domani, cioè è quello così come viviamo oggi, viviamo domani. Allora, se viviamo in Gesù, in oggi, nella parola, in Lui, allora viviamo in maniera armoniosa, in gioia.
viviamo in gioia, in armonia, senza le paure del passato e l'ansia del futuro, pensando nelle gioie del momento del presente. Allora, quello è vivere in Gesù, praticamente, è vivere in armonia, con gioia, senza nessuna paura. Allora, dobbiamo indossare abiti nuovi tutti i giorni e non digiunare, come può capitare continuamente, perché cadiamo in questo digiuno che ci fa perdere quella gioia e ci fa sbagliare, però comunque Gesù ci ricorda che Lui ci sta in noi, che noi stiamo in Lui. E questo, diciamo, questo matrimonio, questo connubio tra noi, tra Gesù e noi, che ci fa ricordare che non dobbiamo digiunare nel senso sbagliato, se no che dobbiamo vivere in gioia usando abiti nuovi ogni giorno, senza che ci sia bisogno di digiunare di una maniera sbagliata. Tu domenica hai fatto la comunione di tua figlia, immagina se potevi digiunare tu. È molto semplice. Io pensavo un'altra cosa, concetto del vino nuovo e nutre nuove, nutri nuovi. Quel vino ha una forza che spacca, quindi è un vino che bolle, fermenta. Questo aspetto che volevo evidenziare. E per questo non ci sono strutture vecchie che possono reggere. Il cristiano o comincia a entrare nell'ottica che lui le strutture le deve creare. Non puoi, come dire, mettiamo i tempi adesso, no? Stiamo vivendo queste elezioni politiche. Tu non puoi entrare in politica con la logica partitica perché ti fa goccia, che te lo ti mangiano, tu lo perdi la vita nuova. Oppure vuoi arrabattare, no. Tu devi fare un partito nuovo, tu cristiano, nuovo, che si basi su principi, finalmente che arriva un po' il progetto, diciamo, scusatemi, la democrazia, come è nata però, no? Quello che è diventato. Perché poi dopo è diventata logica, hanno cercato di mettere questo e quello, perché poi la politica, no? Invece no, la tua azione deve essere politica, devi creare a sostegno delle persone, ma c'è possibile una politica che faccia il bene delle persone? Poi questo dovrebbe essere la politica, no? Perché tu devi andare là e fare solamente il bene tu? Ma tu in qualsiasi partito vai e ti faranno così, allora me lo devo creare io. E tu cristiano, dobbiamo metterci insieme e questa è la rivoluzione che dobbiamo fare. Dico il partito, perché la politica è evidente in questi giorni, ma qualsiasi altra cosa, la famiglia. La famiglia devi fare ex novo. Allora cominciamo, non dico quello che già mo ti ritrovi qua, che puoi fare, fai quello che riesci a fare. Non fai sempre delle cose zoppe, no? Per carità, funziona. Però allora andiamo a lavorare prima, andiamo a lavorare quando la costruiamo, la famiglia. Un cristiano ha un progetto di famiglia che nasce sull'amore tra due persone, che è un amore come quello di Gesù Cristo. Cioè io do la vita per te, non ci sta, ate che fedeltà, cosa. No, io per te do la vita come Gesù Cristo, muoio. Se non parto da questo, ma che famiglia cristiana faccio? Non c'è famiglia cristiana. Se comincia a dire sì però poi le vacanze, sì però poi, non è una famiglia cristiana. Non c'è sì però poi, la famiglia, i figli, cioè, tutto, capito, la struttura, ma il cristianesimo è nato così, e piano piano poi ci abbiamo avuto Costantino che ci ha voluto battezzare tutti quanti, ma ci ha, capito, quello è il demonio che si è infilato nelle nostre realtà e ha fatto sembrare che fosse un guadagno, invece era una perdita, perché chi voleva essere cristiano doveva fare un tipo di scelta, doveva stare in quella. Allora io non ti posso dire a te che non devi divorziare, però io cristiano non divorzio, non esiste per me. Però se ho fatto all'inizio, se invece mi sono sposato come la gente in questo mondo, ti incontro, ci siamo piaciuti, ci siamo molto bene, la formazione cristiana a catechismo l'ho lasciata quando facevo la comunione, fatta come l'ho fatta prima,
è chiaro, come fa a funzionare un rapporto così? Ma che proprio umanamente non ci sta la base. Allora, ritorniamo indietro. Cioè, quando il Papa parla di nuova evangelizzazione, mica dobbiamo ridire. No, casta, dobbiamo andare a parlare alla radice proprio delle strutture che sono diventate, le strutture che ci sono, in questo sono strutture peccaminose che ti fanno peccare. Non ti mettono in condizione. Qualsiasi struttura in cui vai di questo mondo è così. E tu che puoi fare? Tu sei solo. Se stai in una... Allora, trovi l'altra persona con te e dici no, lui ama fare diverso. Perché ama consumare i soldi della scuola? Perché dobbiamo spendere? Perché cominciamo. Comincio io da me e poi parto da te. È quello che riuscirò a fare in questo tipo di... Sarà solo una testimonianza di una vita che faccio. Però quando trovi queste logiche pure nella Chiesa, è questo al Padre Eterno forse gli girerà un po', quando trovo questo tipo di logica della ti do, mi dai, nella Chiesa non funziona troppo. Allora, quello che più mi ha colpito è vino nuovi, noti nuovi, e mi è venuto in mente San Paolo, fate vivere l'uomo nuovo in Cristo e lasciare l'uomo vecchio, e non dalle opere della legge ma dalla fede in Gesù Cristo che ti salva, non quella religiosità. Poi lei ha detto, padre, il digiuno solo il venerdì santo è, su questi sono più radicali, perché mi viene in mente la frase di Matteo alla fine, in cui dice, io sarò con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo, si sta tutti i giorni con me, ma io faccio a fare su, cioè, certo. Per me non è più una religiosità su questo volevo dire. Certo, ma se non entrate nell'ottica del digiuno come dono, come offerta, come gioia, non lo dovete fare, assolutamente. Vi fa prima di tutto più amara la vita, più, e poi soprattutto se ci riuscite peggio, perché diventate superbi, perché voi siete quelli che sanno fare, che fanno digiuno e l'altro no. Perché i tuoi digiunano e i tuoi no? Ok, e tu che dici che sei bravo? Così li formi? Questa è la formazione che dai ai tuoi? Pensando manco a privarsi di un piatto di maccheroni. Il discorso di stasera è un discorso molto difficile e che ci mette veramente in crisi, perché da sempre c'è stata presentata la vita dei santi, e la maggior parte dei santi presentati a noi sono santi che sono passati dalla sofferenza difficile. Abbiamo trovato un santo che con la gioia, ridendo e scherzando, se n'è andato in paradiso. Le beatitudini ci sono sempre state presentate come qualcuno che soffre oggi e poi godrà dopo. Come diceva prima l'altro signore che ha parlato prima di me, diceva il vino nuovo è un vino che fermenta, e quando qualcuno, diciamo, abbraccia un nuovo modo di vedere e non trova niente che comunque lo coinvolge o qualcosa, ecco che si formano movimenti che poi si allontanano, perché non trovano, cioè trovano ostacoli dappertutto. Quindi non è facile per uno che improvvisamente dice tu adesso hai questo vestito nuovo, perché non continui con il vestito nuovo? Ma io, continuando con il vestito nuovo, molto spesso mi posso trovare al di fuori di un certo discorso, di una certa chiesa, di un certo modo di vedere. Quindi penso che tutto questo ci mette in crisi, però non è facile abbracciare un modo nuovo di affrontare le cose con un sistema vecchio che comunque ci coinvolge. Certo, riguardo al digiuno, poi dobbiamo recuperare tante cose, ma quella logica del digiunare per ottenere, questo bisogna... Mentre fino ad oggi c'è stato insegnato un digiuno di offerta al Signore, io adesso mi ritrovo a vedere che è un digiuno di tentazione al Signore, quindi diventa difficile proprio questo tipo di approccio nuovo, che
nel momento in cui io seguo catechesi con lei, nel momento in cui dico veramente devo cambiare, veramente devo fare cose, però quando si ritorna nella propria realtà non è semplice diciamo affrontare discorsi nuovi, modi di fare nuovo, perché noi ritorniamo alla vita vecchia. Sì, si strappa, vi metto in grido. Per questo la furbizia spirituale sta nel ricercare chi come te pensa e cercare. Quando l'hai trovato non lo lasciare. Rispetto al digiuno, rispetto ai santi, no, che ci hanno presentato, purtroppo ce li presentano in modo sbagliato, in questo modo, ma nessun santo faceva le penitenze perché voleva soffrire. Tu sei sposata, no? Quando tuo marito c'ha mal di testa, tu ti metti a Lucca? Sei solidale con lui, cerchi di far silenzio. Se potessi te lo prenderesti tu sul mal di testa, non puoi, però almeno cerchi di fare. Un santo è una persona che ha raggiunto una tale intimità con Gesù Cristo, che vive quello che vive Gesù. E quando fa penitenza non fa per offrire a Gesù qualcosa, casomai è per togliergli qualcosa a lui, dici dammi qualcosa del tuo, fammi, puoi darmi il tuo mal di testa? Soffro io il mal di testa per te, ma siamo su un'altra cosa, è una realtà d'amore. L'impostazione che ci hanno dato a noi invece è una realtà di merito, così tu acquisti più meriti, se fai il digiuno, lo aggiungi alla cosa, ti guadagni l'indulgenza di qua, è un fatto tutto tuo, che inizia e si risolve in te. Dov'è Dio? Potrebbe non esserci Dio in questa cosa, potrebbe esserci un'autoperfezione. Non so quanta gente ci sta che fa digiuno e che non è che lo fa per il Padre Eterno, o fa per la dieta, lo fa per il suo corpo, lo fa per purificarsi. Non so se... Allora, la relazione d'amore, perché questo parte all'interno di uno sposato, mette la dimensione del digiuno all'interno di un matrimonio. Possono gli invitati a nozze, possono i figli, vi ho detto, della camera, cioè i propri figli che sono nati da quella relazione, possono mai essere in lutto? Se sta lì, non è possibile, se no appunto vai alla comunione di tua figlia e non mangi. Ma pure se ti è male i panza, ti prendi qualche cosa e mangi lo stesso, stasera soffrirai come un cane, non fa niente. Però non posso non mangiare il pezzo di torta, non posso fare assaggiare il brindisi, perché non posso non partecipare a questa festa. Se no vengo sempre prima io e poi l'altro. E questo è quello che non funziona. No, queste forme autoreligiose. È una certa geografia che è stata fatta sui santi, per cui più erano così, più sembravano, no, più erano fuori da questo. Ma Gesù non l'ha mai detto, dice io vi ho presi da questo mondo. Non vi tolgo dal mondo, vi scelgo dal mondo, ma poi là è la vostra azione, dove dovete lavorare. Dovete lavorare. Le vostre cose che mi sa che è meglio. Buonasera. Io ho pensato un po' acerca di questo uomo nuovo e mi faceva la domanda a me stesso di come posso capire che io sono un uomo nuovo. E vedeva un po' il testo di questa chiesa e vedeva lo Spirito Santo. E questo mi ricordava un po' il giorno del mio battesimo. Io lo ricordo perché a los 10 anni mi sono battezzato. E questo mi fa capire che questo Spirito Santo che è arrivato a me è questo vestito nuovo. E da questo momento io sono un uomo nuovo. E che questo nessuno potrà togliere nella mia vita questo vestito dello Spirito Santo. E come questo posso capire che questo vestito è
E vi sogno, no, per la mia vita adesso come novizi, come ogni giorno posso ricordare che ogni giorno sono un uomo nuovo perché sta in me questo battesimo. E per questa, no, questa ragione io dicevo, ma come, con che esperienza posso dire, no, che posso essere un uomo nuovo? E credo, no, adesso questo che è per mezzo del battesimo che Dio mi ha fatto un uomo nuovo. Sì, allora, fede è credere appunto che c'è più voglia di Dio a salvarci che di noi a dannarci, e che Lui ha già pagato, che siamo già salvi, che questo battesimo è avvenuto in noi, che questa realtà è al momento presente, già vera. Questa è la nostra fede. Dopo però la fede continua nel dire, adesso se questo è vero, se io ci credo, devo vivere così. È la conseguenza del mio battesimo. Non è che se io sarò buono, riceverò Gesù, sarà Dio. No, io già il sacrificio di Cristo è già avvenuto, è morto una volta per tutti. Non deve rimorire. La salvezza già ci è stata donata. Già è nostro possesso. Si tratta di vivere da uomini salvati, non di salvarsi. Che salvare? Salva Dio. Però tu come vivi? Vivi digiunando da tutte queste cose, cibandoti di altre robe che invece non ti danno vita. Questa poi è la tragedia nostra, che mangiamo cose che ci fanno male, invece di... Allora, di quelle dovremmo digiunare, e invece dovremmo alimentarci sempre di questa realtà, che è la realtà più vera. E questa è la nostra fede. È solo che poi tu dici, va, a che lo vira, a che lo va, che purtroppo abbiamo gli occhi, abbiamo le orecchie, viviamo in questo mondo, e noi veniamo proprio fagocitati, mangiati, tirati dentro a cose che non ci appartengono. Però, chiudiamo. Voi che venite, voi che avete cominciato, non cominciate a sentire un po' di disagio. Quello, si comincia così. Intanto comincio a stare in disagio nelle situazioni di prima, nei discorsi di prima, cioè, mo vado dal parrucchiere e mi dà noia che queste parlano sempre queste cose, mi piacerebbe trovare dal parrucchiere un altro tipo di rivista, poter parlare di un'altra cosa, poter... Comincio ad avere nausea di questo mondo, di questa situazione, di questo. E tutto lì vuol dire che stai cominciando a cibarti del o a bere il vino nuovo, il vino della grazia. E quindi tutte le altre cose ti sembrano proprio amare, come diceva San Gaetano in una lettera. Ti sembra tutto amaro il resto. Una volta che tu hai cominciato a entrare in questo, in questa relazione. E così, Signore, così sai che è lo Spirito dentro di te che sta lavorando. Poi ho detto, dovete essere furbi, crearvi il vostro tempo e il vostro spazio personalmente, e poi cercare qualcuno con cui poter alimentare questo. E non importa se la persona con cui avete mai parlato, se sentite che quella persona come voi sta cercando questa cosa, come voi vive così, approfittate. Non è che ce ne stanno tante. Padre, figli, poi figli. No, soltanto, cioè, sto vedendo sto cristiano, no? Come l'hai detto tu, a volte c'è un controsenso, perché il cristiano che deve pensare al tempo attuale, tu non pensi che sto cristiano, non sono tutti uguali i cristiani, ci stanno pure quelli che hanno le cose per la testa e devono per forza pensare a domani che cosa mangiare, che cosa fare, e tu dici, mi sembra che deve stare così, deve alleggiare nel presente, deve amare la giornata di oggi, non importa quello che avverrà domani, però nello stesso tempo dici di affiancarmi con qualcuno e pensare con questo qualcuno a creare qualcosa per il futuro, cioè che si deve fare? E quindi ci devo pensare al futuro. Gesù
Gesù ha detto, tu sei teatina. Cosa ha detto Gesù? Vangelo di Matteo. Matteo 6. Voi dite, lui è teatino da meno tempo di te. Non è che al futuro non ci deve pensare, perché sarebbe stupido che io non... Come dire, è normale che io... Il problema è che io non devo vivere nel futuro, non mi devo affannare. Che mangerò? Che berrò? Che faccio rimane? Oh, oggi. 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 Ma certo, cioè, chi non tiene una fatica, è chiaro che... Ma non sto parlando di questo. È un atteggiamento, come dire... No, perché? Se vivi nel presente non sbagli. Papa Giovanni, giornale dell'anima, leggiti questa cosa, solo per oggi. Solo per oggi. Che domani, che ne so, ti amerò solo oggi. Perché è l'unico tempo che io domani che farò? Non faccio neanche se ci arriva domani. Oggi faccio questo. Il fare questo preparerà il mio domani, certo. Allora nel frattempo mando il curriculum. Però l'ha già fa oggi il curriculum. Domani spero che qualcuno mi chiami. Mi hanno detto questa cosa. Non è che vivo già che sono stata assunta nelle cose. No, oggi non lo sono. Vivo questo presente. Se no vivo arrabbiata per quello che fa. No. Poi certo, c'è una sana, come dire, mica siamo così stupidi, cioè, pure Gesù diceva, quando arriva all'ultimo momento, dice quanto ho desiderato questa cosa, c'è un battesimo che devo ricevere, quanto sono ansioso finché non l'avevo ricevuto, quindi pure lui viveva quest'attesa, ma non era proiettato nel futuro, no, era nell'attesa di una cosa che doveva fare, di una cosa bella che doveva fare, di una cosa bella che doveva realizzare. Ma non viveva solo per il futuro. Cioè, poi ve lo dico un giorno. No, adesso tu dica. Boh, è questo il tempo. Un upper spritz tu dici. Sì. Bene. Ci mettiamo in piedi, ringraziamo il Signore per questo dono che ci ha fatto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora noi ci vediamo la settimana prossima con la discussione sul sabato, poi invece l'altra settimana no, perché noi saremo, anzi voi vi riunirete fortemente a pregare per noi, che noi saremo riuniti in capitolo il 12, però la settimana prossima invece è 3 mi pare, no? Il 3 ci vediamo e sarà l'altra settimana ancora che non ci vediamo.